Signori, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di reaction, di chiacchiere, prendendo come spunto dei contenuti che voi trovate sull'internet e che mi mandate. Di solito sono Reel, sono TikTok, sono come questo bellissimo biplano che rulla al tramonto e non so che cosa sia, ma è proprio bello. Poi nella neve, nella Repubblica Ceca. Ah, questo qua è andato alla fabbrica dello Skyleader e ha trovato un... è una replica però, è una replica di un aereo della Prima Guerra Mondiale. Va bene, ci piace lo stesso perché è molto 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 bello. Chissà, promette vola anche. In questa serie, in reaction al volo, della quale ormai siamo al 21esimo episodio se non sbaglio, prendiamo come spunto appunto dei contenuti dell'internet per poi imparare qualcosa di nuovo sull'aviazione, per semplicemente vedere cose belle come questo biplano o vedere un aereo che decolla da un fiume. Anzi, guarda, ce n'è un altro lì sul bordo. Exploring Alaska. In Alaska funziona così. Ma sentiamoci anche l'audio, perché effettivamente mi ero dimenticato di aver salvato questo contenuto anche per l'audio. È ovviamente un meme e dice: I had a drug problem in high school. Now this is my new one. And it's a lot more expensive. I think I'm gonna start doing drugs again. Giustamente. Poi direi che ci vediamo subito questo, che è un... Allora, qui succede tantissimo, quindi ce lo rivediamo un paio di volte. È un aereo che sta scendendo in vite piatta. A un certo punto tira fuori il paracadute, si raddrizza, cambia direzione della vite, però comunque sembra ancora stallato. A un certo punto sembra dritto. Cosa succede? Che stacca il paracadute, cade un po' ancora, si raddrizza, ripicchia un pochettino, cerca di stabilizzarsi in questa maniera, ma comunque sembra non stabilizzarsi. A un certo punto, pum, il pilota si spara fuori con il seggiolino eiettabile, l'aereo continua senza pilota ovviamente a cadere, sempre in vite piatta, che è quella famosa che Top Gun, Goose, cose varie. L'aereo arriva fino al suolo e pum! Ok, polvere che si alza, ma tanto non c'era nessuno a bordo. Allora, praticamente, cosa è successo? Questo è Chuck Yeager, un grandissimo, famosissimo e skillatissimo e potentissimo test pilot, che sta testando un F-104. Infatti fanno un po' ridere quelli che con un PPL si sentono in diritto di scrivere nei commenti: full throttle e stick avanti! Che spreco di un bell'aereo! Che spreco di soldi delle nostre tasse! A parte che da una vite comunque ti serve anche il piede per uscire, non basta il full throttle e lo stick avanti, ma vabbè, lasciamo perdere. Ma l'ho salvato questo video perché è molto molto interessante come questo aereo, ovviamente super instabile, aveva problemi e cose varie. Infatti a un certo punto questo test pilot si è trovato in vite piatta, una situazione dalla quale è molto difficile uscire, però ha avuto la, secondo me, brillantissima idea di tirare fuori il paracadute, di tirare fuori il drag chute, che sarebbe questo paracadute che normalmente usi per atterrare. Lo hanno i jet per atterrare su piste più corte, perché dopo essere atterrato, quando l'aereo ha ancora un sacco di velocità, perché sono aerei che devono atterrare veloci e per atterrare veloci ti serve o un sacco di pista per poter frenare, oppure hanno questo paracadutino, questo drag chute, che gli consente di frenare più velocemente dopo l'atterraggio. E lui qui ha avuto la brillantissima idea di tirarlo fuori in volo per cercare di salvarsi, perché è comunque un paracadute che è dietro dell'aereo e lui ha detto: quantomeno mi riporta in una situazione di coda verso l'alto, muso verso il basso. Aereo che cade, sì, ma cade prendendo velocità nella direzione giusta, con l'aria che scorre sulle ali, e infatti a un certo punto sembra quasi che sia riuscito a uscirne. Sembra, poi si ripicchia subito, qui sta di nuovo picchiando perché probabilmente ha visto che non aveva abbastanza velocità. A una certa comunque deve pur tirare perché c'è il suolo. L'aereo comunque no, è ancora totalmente instabile, è ancora aerodinamico non efficace, e a una certa il pilota decide di eiettarsi e l'aereo va a schiantarsi perché era irrecuperabile. E a parte l'incredibile fotocamera che stava seguendo quest'aereo, chissà che zoom ci aveva l'esercito americano durante questi collaudi, che fotocamere, che gimbal per seguire, guardate che ripresa stabile che abbiamo di un aereo che sta precipitando. Ma a parte quello, la leggenda narra, e più che la leggenda anche le persone che erano presenti quel giorno, che questo Chuck Yeager sia uscito tutto ustionato in faccia da questo incidente per una sua cazzata, nel senso che dopo aver cercato di salvare l'aereo, super skillato, tira fuori il paracadute, ci prova, non ci riesce, eiezione, uno dei migliori piloti dell'esercito statunitense, lui seggiolino eiettabile, si è eiettato,
paracadute, si è paracadutato giù, sono arrivati i soccorsi e per lui era talmente una normale giornata sul lavoro che si è acceso una sigaretta non rendendosi conto che c'aveva ancora il tubo dell'ossigeno lì vicino e quindi praticamente, come ha acceso l'accendino per accendersi la sigaretta, gli ha bruciato addosso tutto questo ossigeno che c'aveva dalla maschera che si era appena tolto. Quindi vabbè, questa era la retroscena dello schianto di questo F-104. E a proposito di schianto, un altro che l'ha presa benissimo è il nostro bro Paci. Vieni Paci, sta bien Paci! Paci, che passò? Sì, sì! Non podía pasar, decía Tuzán. Venía bajando, justo me agarró la tormenta y me dio vuelta. Un golpe male, cascato. Paci, il Paci si è schiantato. Il Paci, guarda tutti i bambini che corrono. Sta bien, Paci. È lì lì tranquillissimo, sdraiato sul tetto dell'aereo. Sì, sì, sta bien, sta bien. Ha preso la tormenta e l'ha ribaltato, non penso proprio. Vabbè, fai off, Paci. Bene, proseguiamo. Proseguiamo con altra gente che cade. Ma questo cade perché è stupido, o almeno stavano cercando probabilmente di fare un video figo, ma allora c'è una Rolls Royce che sta correndo sulla neve, c'è una persona sul tetto di questa Rolls Royce, stanno avvicinandosi molto velocemente a un aereo che sembra un Sukhoi o comunque un jet russo. A una certa questo qua vuole dal tetto di una Rolls Royce saltare il muso di un caccia blindato. Non so, cioè, quanto puoi rischiare di farti male? Anche perché stava correndo. E non è tutto, perché mentre salta arriva anche un altro aereo che gli passa sopra. E lui salta e ce la fa anche, più o meno arriva sulla macchina, ma boom, casca e si devasta sul ghiaccio. Ma cioè, adesso ce lo riguardiamo tutto quanto. E lui dice, no, tranquillo, sì, sì, tutto bene, come il Paci. Adesso ce lo riguardiamo senza interruzioni. Quanto può essere una cosa russa fare... A parte che botta ha tirato, a parte che quanti soldi butti via se cadi male sul finestrino della... Cioè, è una Rolls Royce. Hai idea di quanto costa anche solo quella macchina? Che, cioè, se niente niente sfondava il finestrino o faceva una bozza sul tetto, quanto ti costa sistemarla? E niente, comunque no, non è riuscito nell'impresa. Abbiamo tra l'altro anche un altro POV della stessa impresa. Qua non si vede niente di strano, è semplicemente un tizio che arriva e salta un jet, poi il drone FPV che segue, ma noi sappiamo che non è andata benissimo. Comunque, a proposito di neve, questo qua sta decollando dalla casa sua, dalla casa propria. Ha messo gli sci al suo aereo bush. Adesso non so chi stia facendo le riprese, se è una persona a piedi, una persona in macchina. Comunque lui, guarda, tranquillo, con il suo aereo, un po' arrancando nella neve, giustamente, perché comunque gli fa un sacco di attrito, ma si raddrizza e, come se fosse un idrovolante, galleggia un attimo lì e poi si alza in volo e niente, lui c'ha gli sci sul suo aereo e... No, non dimmi che va negli alberi, oh amico! Che paura! No, no, ok, è un aereo bush, quindi fa portanza anche a basse velocità, comunque sta su tranquillamente e quindi non ha stallato a fare una curva del genere. E cosa fa? Ah, niente, gli fa un altro basso passaggio a salutare i suoi bro che lo riprendono da terra. A proposito di sci, qui abbiamo un bro che monta gli sci al proprio aereo, nel proprio hangar. Non è neanche un hangar, è un garage. Lui ha tirato un attimo sul suo aereo e per la stagione invernale, guarda, c'è pure Merry Christmas scritto sull'elica, per la stagione invernale lui monta gli sci. E dopo niente, dopo l'argano se ne va. Tra l'altro c'è anche un altro aereo dietro. Vabbè, questo qua è il suo garagino, giustamente. Chi è che non ha un paio di aerei in garage? Ok, cambiamo completamente argomento e passiamo a goderci quello che può sembrare un atterraggio abbastanza normale, o magari un atterraggio di un jet militare. Comunque abbiamo un hood, cioè un head-up display, cioè delle scritte in sovrimpressione, quello che si vede fuori. Però è un atterraggio che è molto molto veloce. Anzi, guarda che strano, poi la raddrizza così all'ultimo momento. È molto strano come sviluppo di volo questo aereo. Ok, c'era anche una parte del video velocizzata, però poi opla, una flare così alta, boom, si mette giù. Ok, la cosa divertente è che questo non era un aereo normale, ma era lo Space Shuttle. Era il rientro, l'atterraggio dello Space Shuttle che scende da 10.000 piedi di quota, dove si trova adesso a inizio video, fino a terra. Ovviamente, ecco, esatto, questa qua era la parte velocizzata, non è che veniva giù a sasso, però figo. Molto, 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 molto figo, perché è lo shuttle. E soprattutto vedere il glide ratio, cioè questo approach
così verticale, arrivano così verticali perché stanno cadendo dallo spazio con una roba che, ok, ha più o meno la forma di un aereo, ma ha il glide rate di un mattone probabilmente, e quindi arrivano verticalissimi, velocissimi e figo. A proposito di shuttle, questo tizio va nelle steppe del Kazakistan, ha fatto un viaggione, poi si butta nelle paludi e cose varie per entrare negli hangar abbandonati del Buran, che è lo shuttle russo clonato, era proprio un clone che i sovietici avevano prodotto. Se li guardate uno a fianco all'altro è proprio uguale il Buran allo shuttle, ma lui è salito pure a bordo, guarda che roba. Allora, fighissimo, non fatelo perché questi hangar non sono veramente abbandonati, ma so che c'è pesante controllo militare, cioè un'area militare pesantemente sorvegliata, anche perché sennò ci andrebbero tutti. Però, cioè, che figata è, sono riusciti a salire a bordo questi pazzi. E infatti dicono che hanno rischiato la vita. Però guarda i comandi, cioè quei comandi, se questo coso ha volato vuol dire che quei comandi sono stati usati da astronauti nel rientrare dallo spazio. Assurdo. Però non penso che abbia volato, perché Buran praticamente non ha mai volato, hanno fatto penso solo qualche missione di collaudo, però tanta roba l'esplorazione. Ah, a proposito di paracadute, questo aereo sta facendo un airdrop, tira fuori i paracaduti e i paracaduti li usa per frenare una Hammer. Praticamente ha airdrop, no, un carro armato. Non è neanche un Hammer, è un carro armato. Praticamente ha tirato giù un carro armato dalla stiva. Guarda con che violenza. Lui arriva, apre questi paracadutoni che gli frenano il carro armato, lui piglia e se ne va, e sbam, c'è un carro armato pronto da usare qua in mezzo alla strada. Così, vabbè, ci piace, è un C-130 e queste cose le può fare. E a proposito di queste cose le può fare, voi potete iscrivervi a questo canale, ad esempio, per non perdervi tutti i prossimi video in cui voliamo, storie di aviazione, facciamo un sacco di cose interessanti riguardo gli aerei su questo canale, quindi iscrivetevi per non perdervi i video futuri. No, ma dicevo, a proposito di può farlo, questo che palesemente è in Alaska, perché solo in Alaska possono fare queste cose, lui sta andando in giro tra gli alberi basso su una strada, poi una certa si tira su, probabilmente sapeva che c'erano i fili della corrente, no, si tira su un cavolo, è all'altezza della piscina di quelli là, poi gira sul fiume, c'è una parete di alberi, ma lui ha un buchino in cui passare, cosa? Quanto stretto era quel buco sugli alberi? Poi basso basso prosegue nell'inseguire una mandria di vacche con il suo aereo, e poi cosa faceva? Ah, un elicottero. Come ha fatto a atterrare così verticale? È un autogiro, un elicottero. Forse è un autogiro. No, dai, forse è un elicottero. Ok, no, no, mi pareva strano fosse un aereo. È che quella protuberanza sul naso sembrava l'ogiva di un'elica. Che tu magari non si vede l'elica nel video perché va troppo veloce e la fotocamera. Però no, no, effettivamente sì, sì, anche l'ombra che vediamo adesso sul fiume, si vede anche la pala sopra, è un elicottero. Ok, diventa tutto molto più fattibile con un elicottero rispetto a farlo con un aereo. A proposito di cose fattibili su di un elicottero. Ecco, è fattibile volare senza finestrini, senza sedili, in infradito, in mezzo alla giungla di chissà quale posto, o in Africa o in Brasile o non lo so, e loro se la cillano. Quello davanti è seduto letteralmente su una cassa di birra. Si vede qualche lattina sull'angolo. Ah, eccolo qua, Pilsner, non lo so. Ma il bello è anche guardare i commenti. C'è uno che dice: e poi ci sono io che ispeziono le parti del motore del mio aereo alla ricerca di microscopiche cricche per misurare gli standard di 0.0002 pollici, i limiti di legge. E poi ci sono questi tizi che sono seduti su una cassa di birra invece dei sedili. Effettivamente. Ultima revisione 10.000 ore fa, probabilmente sì. L'olio del motore deve essere diventato grasso. Vabbè, finché stanno per aria. Va bene, direi che con queste evoluzioni in aliante dell'italiano Luca Bertossio, pilota acrobatico, e con i fumogeni soprattutto sulla punta delle ali dell'aliante, è bellissimo perché vedi proprio tutto quanto. Una specie di vite piatta invertita. Bello, bello. Come bello il pollice in su che metterete a questo video. Se il video vi è piaciuto, direi che per questo video è tutto. Per questa reaction al volo numero 21 è tutto. Ciao a tutti.